Buongiorno belli, buongiorno brutti, quindi buongiorno pure a me. Oggi è una giornata abbastanza soleggiata, senza troppo vento, e quindi lo sai di che dico? Stamattina, boh, così, voglio provare il drone, faccio fare un paio di voletti veloci veloci, giusto per andare a vedere un po' come vola, no? Ho controllato ieri tramite firmware, l'ho aggiornato tutti i firmware del telecomando e vario, poi ho controllato i rotori, ho controllato i gimbal e ho controllato la vita del drone, no? Quindi il drone risulta che ha avuto in tutto 5 cariche. Una l'ho fatta io delle batterie, quindi le batterie hanno avuto dal vecchio proprietario 4 cicli di carica. Mica male, no? Oh, ma tra l'altro sono stato pure goloso perché non devo attaccare nessun fake GPS, perché gli ultimi voli, gli unici voli che ha fatto, li ha fatti in Thailandia, e quindi è andato direttamente in FCC in automatico. Appena l'ho acceso mi ha chiesto: dobbiamo cambiare la LAN. Dico: no, rimani così. E quindi è in FCC 5,8. Praticamente, se vedete qua, ci stanno ancora le linguette adesive di fabbrica, ma pure sul drone, guardate, le protezioni adesive qua, vedete queste linguette gialle, sono le protezioni adesive di fabbrica. Questo drone è stato comprato, provato 4 volte e riposto nella borsa, e io l'ho pagato poco più della metà del suo valore, poco più della metà. Buono, no? Aiutatemi, a mio figlio gli ha preso la Canonite. Ma come ti permetti a indossare una cosa Canon? In casa Sony, casa Lumix? È uno scherzo.